Benvenuto su Gossip News, ultime notizie in tempo reale. Romina Carrisi, figlia delle leggende Albano e Romina Power, ha recentemente dato alla luce il suo primo figlio con il regista Stefano Rastelli, un uomo già padre di due figli nati da un precedente matrimonio. La coppia ha scelto un nome unico per il loro bambino, Axel Lupo. Questa scelta ha scatenato un'ondata di reazioni sui social media, dove non sono mancati sarcasmo e ironia. La situazione ha preso una piega inaspettata, quando il celebre showman Fiorello, durante il suo programma Viva Rai 2, ha colto l'occasione per scherzare sulle tendenze dei nomi celebri. Ha paragonato la scelta di Carrisi e Rastelli a quella dell'influencer Chiara Nasti, che ha contemplato il nome Barbie per la sua futura figlia con il calciatore Mattia Zaccagni. Fiorello ha giocato con l'idea, suggerendo nomi come Ken per il ginecologo e scherzando su altri nomi come Kimberly e Jennifer, prima di tornare a Axel Lupo, aggiungendo una battuta immaginaria su una bambina chiamata Blatta. Questa battuta non è stata ben accolta da Romina Carrisi, che ha risposto con una story su Instagram, etichettando le osservazioni di Fiorello come di cattivo gusto e addirittura come bullismo. Ha esposto il suo disappunto per il fatto che suo figlio, appena nato, sia stato oggetto di derisione, sostenendo che tali scherzi superano il limite dell'umorismo sano. La risposta della Carrisi è stata accompagnata dall'immagine di una blatta, un chiaro riferimento alla battuta di Fiorello. Nonostante le polemiche, la nascita di Axel Lupo rimane un momento gioioso per la coppia. Nato il 24 gennaio dopo un travaglio di 14 ore, il bambino è venuto alla luce in una clinica romana. La storia d'amore tra Romina e Stefano ha iniziato a fiorire circa due anni fa, durante il programma Oggi è un altro giorno. Stefano era il regista dello show, mentre Romina partecipava come ospite. La loro relazione, iniziata dietro le quinte, si è ora trasformata in una famiglia, segnando l'inizio di un nuovo capitolo emozionante nelle loro vite. Se il video ti è piaciuto, metti mi piace, iscriviti al canale e condividi sui tuoi social preferiti. Grazie!